Sulla pista d'atletica di Rio ancora una volta risuona l'inno della Giamaica, le note incoronano la regina della velocità, Elaine Thompson, che vince i 200 in 21,78 battendo la favorita, l'olandese Daphne Schippers, e raddoppiando l'oro già vinto nei 100 piani. E per la prima volta l'inno nazionale onora anche la medaglia di bronzo. È successo per i 100 ostacoli, dove con una superiorità che quasi sfiora la monotonia l'intero podio è stato occupato dalle atlete statunitensi Brian Rollins oro, Nia Ali argento, Christy Kestlin bronzo. La finale del lungo femminile si chiude con il volo di 7 metri e 17 centimetri dell'americana Tiana Bartoletta, secondo gradino del podio, oppure US con i 7 metri e 15 di Brittany Risi, il bronzo alla serba Ivana Spanovic, che conclude la prova a 7 metri e 8 centimetri. Spettacolo sulla spiaggia di Copacabana, la finale di beach volley femminile in corona alla Germania, che vince contro il Brasile nonostante l'incoraggiamento del pubblico.